Dunque, oggi abbiamo fatto questa manifestazione per porre all'attenzione di tutti, della cittadinanza, insomma, il tema della sicurezza sul lavoro e delle richieste che noi facciamo, che stiamo portando avanti, una di carattere locale e una di carattere invece più nazionale. Allora, a livello locale noi chiediamo sicuramente l'aumento degli ispettori di vigilanza della ASL RM4, perché? E sappiamo che sono nel distretto di Civitavecchia appena 4 ispettori e questo è riconosciuto come un numero assolutamente insufficiente. E diciamo che dopo l'infortunio mortale di qualche mese fa a Corso Civitavecchia al porto ci siamo domandati cosa potessimo fare, insomma, per sollevare i temi sulla sicurezza e cercare di aumentare le tutele dei lavoratori. Il tema del potenziamento dei servizi ispettivi assolutamente è venuto subito in primo piano e fortunatamente devo dire oggi abbiamo interloquito con la ASL che ci ha ricevuto e risulta in atto un piano di assunzione importante perché pare che la ASL abbia richiesto altri 9 ispettori per 2 anni consecutivi, 9 più 9 quindi nei prossimi anni e questo assolutamente ci conforta e quindi questa iniziativa è venuta sicuramente, diciamo così, ha colto il punto. E poi il tema della proposta di legge invece più carattere nazionale che stiamo proponendo per introdurre il reato di omicidio sul lavoro, cioè un reato, uno specifico reato nel codice penale che vada a fare da deterrente per quelle aziende che assolutamente ignorano le norme sulla sicurezza e a causa delle quali si procurano degli omicidi, dei morti o degli infortuni, che sono elevatissimi nel nostro paese. Siamo a 1.090 morti all'anno, morti sul lavoro, un numero tra l'altro sottostimato visto il peso dell'economia sommersa. Su questi temi, quindi sull'aumento degli ispettori di vigilanza e sul reato, introduzione del reato di omicidio sul lavoro, stiamo facendo una campagna nazionale, partiranno da raccolta di firme e incontri nelle varie ASL.